Bene, completiamo la parte di ripasso sul potenziale elettrostatico, sull'energia potenziale elettrostatica e sul condensatore alla capacità. Riprendiamo da dove la volta scorsa avevamo, più o meno ci eravamo fermati e consideriamo quello che accade in termini di conservazione dell'energia a una particella carica che si trova immersa in un campo elettrico omogeneo. Omogeneo significa che la cui intensità, direzione e verso non dipendono dalla posizione. Quindi la nostra carica Q piccolo che trovate qui, questa qui in giallo mi pare, è soggetta a una forza elettrostatica dovuta al fatto che è immersa in un campo. Qui c'è una coppia di piani carichi paralleli, rifatti di conduttore, e la carica su ciascuno dei due è la stessa, solo che di segno opposto. Il campo elettrico. Scusate, ecco. Il campo elettrico è dato dalla relazione che lo lega al potenziale e alla distanza, quindi la differenza di potenziale tra le due armature diviso la loro distanza, okay? Ed è orientato nel verso nel cui il potenziale scende, quindi dal potenziale più alto a quello più basso, per questo c'è questo meno. Il lavoro svolto dalle forze del campo elettrico durante il moto della carica è uguale al prodotto tra la forza elettrostatica che agisce sulla carica Q, quindi Q per E, e il campo elettrico per D. In questa situazione è facile trovare il lavoro, perché? Perché la forza è omogenea, è costante, non cambia né nel tempo né nello spazio. Quindi posso moltiplicare algebricamente forza e spostamento. Abbiamo visto la volta scorsa che quando questo non è possibile farlo, cioè nel caso più generale in cui la forza cambia mentre la carica si sposta, devo usare uno strumento matematico particolare che incontrerete tra qualche mese, che è l'integrazione. Ma l'idea che base è il fatto che se la forza cambia, divido idealmente il percorso in tanti piccoli tratti, in modo tale che ogni piccolo tratto sia tale che la forza in questo tratto sia quasi costante, quindi sommo ogni piccolo contributo al lavoro totale. Quindi sommo tecnicamente infiniti termini infinitesimi e ottengo una quantità finita. Questo tra l'altro come rimando o richiamo che, non so se l'avete fatto o no, ma è la tecnica con cui si risolve per esempio il paradosso di Achille e la tartaruga, che sicuramente avete visto in filosofia, si utilizza il concetto di limite. Con il concetto di limite si mostra che quello non è un paradosso. Vabbè, a parte questo. Il lavoro, come abbiamo visto la volta scorsa, è definibile come la diminuzione di energia potenziale. Diminuzione sta legata al fatto che c'è quel meno. Il delta U è l'aumento, il suo opposto è la diminuzione, quindi energia potenziale iniziale meno finale. E questo possiamo esprimerlo anche in termini di potenziale, quindi meno la carica per la variazione di potenziale elettrostatico tra il punto di partenza A e quello di arrivo B. Ok? Questa è l'energia, il lavoro in termini di energia elettrostatica o, se preferite, di potenziale elettrostatico. Se a questo abbiniamo il teorema dell'energia cinetica, che vale, ripeto, per qualsiasi forza invece, cioè qualsiasi forza sia all'opera, il lavoro svolto da quella forza per spostare un oggetto da un punto a un altro vale la differenza di energia cinetica tra la situazione nello status finale meno quella nello status iniziale. Questo vale anche se le forze non sono conservative, ok? Un teorema molto generale. Se lo abbiniamo a quanto appena visto per la forza elettrostatica, quindi in termini, se ragioniamo in termini di energia o potenziale elettrostatico, le due grandezze messe insieme ci danno il fatto che se sommo l'energia cinetica, quindi un mezzo della massa della nostra carica per la sua velocità al quadrato, più l'energia potenziale, quindi la carica della particella che si muove per il potenziale nel punto in cui si trova, questa somma, a patto che non ci siano in gioco altre forze conservative, rimane costante durante tutto il moto. In particolare, il suo valore alla fine vale quanto il suo valore all'inizio. Ok, quindi questo per esempio mi permette di calcolare qual è l'energia cinetica e quindi la velocità con cui la particella arriva sul piano B, partendo magari da ferma nella posizione del piatto A. Ok? Quindi, morale della favola, posso applicare in questo contesto la conservazione dell'energia. Se
Quando non posso farlo? Non posso farlo in tutti quei casi in cui, oltre alla forza conservativa, cioè quella elettrostatica, agiscono anche altre forze, come ad esempio le forze d'attrito. Cioè se la nostra carica fosse immersa, per esempio, in un gas o nell'aria che produce un attrito viscoso e quindi la rallenta, tra virgolette, quindi le ruba, le sottrae energia cinetica. È tutto chiaro? Quindi, questa tecnica, cioè l'applicazione della conservazione dell'energia, è utile perché risolve diversi problemi nei quali altrimenti farlo usando le forze, quindi il principio della dinamica, sarebbe molto più complicato. Ok? Perché finché tanto che agiscono forze conservative, possiamo sempre dire che la somma energia cinetica più l'energia potenziale è la stessa in tutti i punti attraverso i quali la nostra carica si muove. Ok? Molto bene. Passiamo all'ultimo concetto importante di questo ripasso, che è quello di capacità. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto qualche diapositiva fa, cioè quello della sfera carica. Okay? Immaginiamo di avere una sfera conduttrice su cui mettiamo una certa quantità di carica più grande, d'accordo? E sappiamo per ragioni di simmetria che la carica si dispone in modo omogeneo, cioè la distribuzione della carica è la stessa su tutta la superficie. D'accordo? E abbiamo anche visto l'anno scorso che invece la carica non sta all'interno, si distribuisce tutta sulla superficie esterna del conduttore, questo è importante. D'accordo? Quindi, considerando una superficie che contenga la nostra sfera, quindi di un raggio R piccolo che stavolta è più grande di R grande, utilizzando il teorema di Gauss, possiamo mostrare il fatto che il campo elettrico all'esterno della sfera è identico a quello che avrei se la carica fosse tutta concentrata nel centro della sfera. Ok? Scusate, sono andato troppo avanti. In ragione di questo, il potenziale sulla nostra sfera, okay, ragionando in termini di campo all'esterno e rimpicciolendo R piccolo fino ad arrivare alla superficie della sfera carica R grande, ha un valore che vale la costante di Coulomb nel vuoto per il valore della carica, di tutta la carica sulla sfera, diviso il raggio della sfera stessa. Se osservate, okay, il rapporto tra il potenziale a cui si trova la nostra sfera, qui fate fare un altro intermezzo, questa espressione assume tacitamente che il potenziale sia nullo all'infinito, dove è nulla la forza. In quel caso l'espressione del potenziale sulla sfera è questa. Okay? Se osservate il rapporto tra la carica che sta sulla sfera e il potenziale a cui la sfera si trova, in virtù del fatto che possiede carica, okay, dipende solo dalla geometria della sfera e dal fatto che si trova nel vuoto, cioè dal suo raggio e da K0. Questo vale, è una proprietà generale. Qui è facile ricavarla per la sfera, ma è una proprietà generale dei conduttori. Mi spiego meglio. Un conduttore, qualunque forma abbia, non solo la sfera, che sia stato caricato, avrà una distribuzione di carica all'equilibrio che dipenderà dalla sua forma. Abbiamo già visto altre volte il perché, il potere delle punte, sia densa dove la curvatura è più alta. Però all'equilibrio tutti i punti della superficie saranno equipotenziali. Ok? Quindi, data la carica che gli viene attribuita o con cui viene caricato, questo assumerà un certo potenziale, che sarà lo stesso in tutti i punti della sua superficie, e il rapporto tra la carica che è presente sul conduttore fratto il potenziale è una cosa legata alla geometria del sistema e al fatto che si trovi o meno nel vuoto. Questa grandezza, questo rapporto, okay, che dipende dalla forma e dalla costituzione del conduttore, prende un nome speciale che si chiama capacità del conduttore. Perché capacità? Perché in una certa misura dice quanta carica può accogliere quel conduttore a parità di potenziale. A quel potenziale può acquisire una certa carica. D'accordo? Questa grandezza fisica si misura in unità di misura speciale che sono i Farad, in onore di Michael Faraday, e il Farad è
La capacità che avrebbe un conduttore che avesse una carica di 1 coulomb e si trovasse un potenziale di 1 volt. Ovviamente questa è una misura molto grande. Normalmente si usano i picofarad o i nanofarad, 10 alla meno 9 o 10 alla meno 12. D'accordo? Riassumo e ripeto, la capacità di un conduttore è il rapporto tra la carica che si trova sul conduttore stesso fratto il potenziale a cui il conduttore si trova, in relazione al potenziale zero che normalmente è all'infinito oppure sul punto di terra. Ok? Ed è una caratteristica del conduttore stesso. La sfera carica, la capacità è facilmente calcolabile in base alla relazione che abbiamo appena visto, vale il raggio della sfera fratto la costante di Coulomb nel vuoto. Ok? Ci sono domande? Se invece devi avere una sfera carica o un sistema di due piani carichi paralleli, allora anche qui è sufficiente ricordare le relazioni che legano carica, campo e forma dei due piani carichi per calcolare la capacità. Cominciamo col campo elettrico. Il campo elettrico all'interno del conduttore, qui abbiamo, fatemi ripetere, due piani metallici paralleli uguali, carichi, uno con la carica positiva, l'altro con la stessa carica ma di segno opposto. Quindi all'esterno di questa regione il campo è nullo e il campo è diverso da zero solo internamente e va dall'armatura carica positivamente verso quella carica negativamente. Tralasciando per un attimo l'effetto ai bordi, il campo elettrico vale densità di carica diviso epsilon 0, costante dielettrica del vuoto. La densità di carica è su ciascuna delle due armature la carica totale diviso la superficie di ciascuna armatura. E inoltre il campo elettrico può essere espresso anche come la differenza di potenziale V tra le due armature diviso la distanza che le separa. Qui per un attimo lasciamo stare il meno, non ci interessa da che parte va il campo. Quindi, unendo le due, vediamo che il potenziale V può essere espresso come la densità di carica sigma per la distanza D tra le due armature. Ma sigma vale Q diviso A, quindi il potenziale posso esprimerlo come la carica totale per la distanza diviso epsilon 0 e l'area di ciascuno dei due piatti. Ricordando che la capacità è la carica diviso il potenziale, è immediato ricavare il valore della capacità per un condensatore di questo tipo. Costante dielettrica del vuoto epsilon 0 per l'area esposta tra i due piatti, quindi l'area delle due armature, diviso la loro separazione. Ok? Tutto chiaro? Perfetto. Quindi anche qui, se vedete, come prima nella sfera, la capacità è proporzionale al raggio della sfera. Qui la capacità è anche proporzionale a una lunghezza, perché abbiamo un'area diviso una distanza. D'accordo? Quindi è una proprietà essenzialmente geometrica del conduttore, a parte questo epsilon 0 che è legato alla presenza del vuoto o meno. Che succede se invece nel conduttore mettiamo un dielettrico, cioè un isolante, attenzione? Non posso mettere un conduttore all'interno del condensatore, perché? Perché se ci mettessi un conduttore, le cariche lo attraverserebbero, si bilanciano e il campo elettrico sparisce, non c'è più. Ok? Quindi non mi servirebbe a niente. Metto un isolante, che quindi ha una costante dielettrica relativa εr più grande di 1, per cui in questa situazione cambia molto poco, tranne il fatto che il campo elettrico attuale è quello che avrei nel vuoto diviso la costante dielettrica relativa εr. E quindi sarà la densità di carica diviso ε0 per εr. Quindi tutto si riduce a dividere il caso precedente, cioè il caso in cui ho il potenziale nel vuoto, diviso εr per trovare il potenziale tra le due armature in presenza del dielettrico. Siccome la capacità è carica diviso potenziale, la capacità nuova, quella del condensatore che contiene il dielettrico, in realtà viene aumentata del fattore εr.
Quindi, se volete, C vale epsilon r volte C0, se C0 è la capacità nel vuoto. Quindi la possibilità di custodire o immagazzinare carica per un condensatore a parità di potenziale aumenta se nel condensatore c'è un dielettrico. Perché? Perché a parità di geometria del condensatore la differenza di potenziale si riduce. Quindi a parità di potenziale devo mettere più carica per avere lo stesso campo, detto in altre parole. Ok? Quindi come posso cambiare in generale la capacità di un condensatore standard? Il condensatore si immagina sempre un oggetto metallico fatto di due piani paralleli a una certa distanza. Dato un condensatore di questo tipo, posso aumentarne la capacità aumentando l'area, riducendo la distanza tra le due armature oppure inserendo un dielettrico rispetto a quella che avrei nel vuoto nella stessa configurazione geometrica. Ok? Detto questo, perché? Qual è l'effetto del dielettrico? Beh, il dielettrico in presenza di un campo si deforma. E se ho una molecola che non è polare, cioè dove il baricentro delle cariche negative e quelle delle cariche positive coincidono, in assenza di campo elettrico, questa struttura microscopica si deforma in presenza di un campo elettrico. Le cariche negative tendono a spostarsi nella direzione inversa, opposta a quella del campo, perché sono attratte dalla parte positiva, lasciando sguarnita la parte a sinistra che quindi acquisisce un eccesso di carica positiva. Okay? Quindi una struttura microscopica di questo tipo, in presenza di un campo esterno, si deforma, acquisisce un dipolo, si dice, cioè una asimmetria nella carica microscopica che produce un campo di dipolo, perché qui questa molecola, questo atomo, quello che sia, si comporta come un dipolo elettrico, qui ho un eccesso di carica negativa, qui di carica positiva. E se vedete la struttura, siccome questo oggetto, okay, ha una asimmetria nella carica elettrica, questo produce a sua volta un altro campo elettrico, che però va dal più al meno, che quindi è opposto a quello esterno. Quindi il campo elettrico indotto per polarizzazione riduce quello totale. Perché il campo elettrico dovuto a questa piccola molecolina che si è deformata va verso destra, mentre quello inducente o polarizzante va verso sinistra. Quindi il totale è più piccolo di quello che avrei nel vuoto, perché il campo viene ridotto. Ecco perché se inserisco un dielettrico in mezzo a un condensatore, la differenza di potenziale si riduce perché il campo elettrico si riduce a causa della polarizzazione del dielettrico. Okay. Il tutto quindi equivale, andando a ragionare su larga scala, come se avessi, qui ci sono le molecole di dielettrico polari in assenza di campo esterno. Se ho un campo esterno, queste cosa fanno? Si allineano producendo un dipolo, quindi la parte positiva andrà verso il meno, e la parte negativa verso il più, per cui producono un campo elettrico che è equivalente a quello che avrei se la carica positiva che c'è su questa armatura fosse ridotta dalla presenza di queste cariche negative. Perché qui all'interno si sovrappone la carica esterna inducente e la carica interna indotta per polarizzazione. Per cui il campo elettrico totale è ridotto. Quello E0 è quello esterno e I è quello indotto, vedete che sono di segno opposto. Quindi dentro, in presenza di dielettrico, ripeto, ho un campo più piccolo, conseguente alla polarizzazione. Okay? Qui ci sono diversi esempi di condensatori che trovate nei circuiti, hanno più o meno questo aspetto. E un esempio di condensatori invece in natura sono le membrane cellulari. Le membrane cellulari tipicamente si comportano come un dielettrico, scusate, come un condensatore, possono essere schematizzati in quel modo. E qui sotto avete diversi simboli, alcuni, questo è il condensatore standard, questi sono condensatori a capacità variabile.
quando non so se vi ricordate, nelle vecchie radio c'era la manopola per cambiare la sintonia. Cambiando la sintonia, quello si faceva. Legato all'asse della manopola c'è un condensatore a piani paralleli, semicircolari, e i piani si cambiano l'area esposta, e cambiando l'area esposta tra questi piani paralleli e metallici cambia la capacità. Cambiando la capacità del circuito ricevente della radio, cambia la sintonia, quindi cambia la frequenza delle onde elettromagnetiche con cui il circuito può entrare in risonanza. Questo lo vedremo più in dettaglio tra qualche mese, quando studieremo le onde elettromagnetiche e i circuiti RC. Ok? Immaginiamo di voler caricare il condensatore e di chiedersi quanta energia spendiamo. Quindi lo colleghiamo a una batteria, ok? La carica del condensatore equivale a trasportare una carica in direzione opposta a quella del campo fino a che non si crea quel disequilibrio di cariche che è quello che desideriamo, tipicamente quello dato dalla differenza di potenziale della batteria che collego. Ok? Ma per svolgere questo processo, quindi per spostare le cariche da un'armatura all'altra, la batteria svolge lavoro, dato dalla carica che sta spostando per la differenza di potenziale. Ok? Qui carica e differenza di potenziale sono legate, non sono indipendenti, e man mano che carico il condensatore, la differenza di potenziale anche cambia. Non lavoro a differenza di potenziale costante, attenzione. Quindi devo tener conto di questo. Se immaginiamo di fare un grafico dove ho in ordinata la differenza di potenziale sul mio condensatore, in ascissa la carica presente sulle due armature, allora la relazione tra carica e potenziale è una retta, V uguale a Q su C. Okay? Quindi in questo caso il lavoro svolto per caricare il condensatore è dato dall'area sotto il grafico del potenziale in funzione della carica. Okay? E quindi è un triangolo, avrà un mezzo della base, l'intera carica, per l'altezza dell'intero potenziale finale. Quindi per caricare un condensatore, inizialmente scarico, la batteria svolge un lavoro pari a un mezzo della carica finale, quindi quando il potenziale raggiunto dal condensatore è lo stesso della batteria, per il potenziale stesso. Oppure, se preferite, la carica al quadrato diviso C oppure C per V quadro, come vedete nelle relazioni seguenti. Basta sostituire il fatto che V vale Q su C. Quindi l'energia spesa per caricare, qui ho usato il simbolo U invece che L per caricare il condensatore, o se preferite l'energia immagazzinata nel condensatore una volta che l'ho caricato, vale un mezzo della carica presente sul condensatore per la differenza di potenziale che esiste tra le sue armature, oppure, se preferite, usando V uguale a Q su C, un mezzo della capacità del condensatore per la sua differenza di potenziale al quadrato. Perché in questo caso, se sostituisco Q con C per V, ho C V per V, quindi V alla seconda. O viceversa, se voglio mettere al posto di V Q su C, avrò Q per Q su C, quindi Q alla seconda su C. Sono espressioni equivalenti che vengono utilizzate a seconda di quanto conviene per risolvere uno o altri problemi. Ok? Mi preme sottolineare questo fatto, mentre fatemi tornare un attimo indietro prima. Sono perso. Ecco, mentre qui il lavoro svolto sulla carica Q piccolo per andare da A a B vale meno Q per delta V, ok? D'accordo? Ma qui delta V è costante, non cambia nel tempo, ok? Mentre la carica si sposta. Quindi c'è solo una piccola carichetta che va da una parte all'altra. Mentre carico il condensatore, invece, la batteria ha a che fare con un potenziale variabile. Non posso più usare il Q per V.
ma devo tenere conto del fatto che V cambia. Okay? Se V fosse costante, qui avrei una retta orizzontale e l'area sarebbe un rettangolo. Invece V cambia man mano che carico il condensatore, perché cambia la carica sul condensatore, cambia la differenza di potenziale a cui le due armature sono sottoposte. Tenendo presente questo, il lavoro è sempre sì l'area sotto il grafico, però stavolta il grafico è un triangolo, non è più un rettangolo, e quindi devo tenere questo fattore un mezzo. D'accordo? Quindi domanda, come mai nella espressione dell'energia immagazzinata in un nel condensatore c'è il fattore un mezzo? Risposta, perché la carica del condensatore avviene. È un processo che avviene a differenza di potenziale variabile, che non è costante durante il processo. E quindi questo bisogna tenerne conto nel calcolo dell'area che mi dà il lavoro svolto o speso dalla batteria per caricare il nostro condensatore. Questo l'abbiamo già visto. Uno degli effetti che ho quando carico il condensatore è quello di produrre un campo elettrico, che prima non c'era. Se io attacco il mio condensatore alla batteria, lo spazio, l'area, il volume, anzi scusate, all'interno del condensatore acquisisce un campo. Come è fatto questo campo elettrico? Beh, supponiamo che dentro, per semplicità, ci sia il vuoto. Allora il campo elettrico, che è sigma densità di carica diviso epsilon 0, posso scriverlo come QA diviso Y0 e V diviso D. Ma se esprimo l'energia spesa per creare questo campo, quindi in termini di campo elettrico, avrò che la carica dalla prima relazione posso esprimerla come Y0 volte A e volte il campo elettrico. Basta invertire questa relazione. Il potenziale lo esprimo come il valore di E del campo elettrico per la distanza tra armature, quindi alla fine ho un mezzo, Y0, A, area dell'armatura, D, distanza tra le armature del condensatore, e il campo elettrico alla seconda. Ma attenzione, A per D, area per distanza, è il volume dello spazio che esiste tra i due piatti del condensatore. Quindi se divido energia diviso volume, ho la densità di energia associata al campo elettrico. Questo simbolo U piccolo indica la densità di energia per volume, quindi joule diviso metro cubo, che vale un mezzo di epsilon 0 per E alla seconda. Se nel condensatore avessi dielettrico, avrei un mezzo epsilon 0 epsilon R per E alla seconda. E questo, ricavato in questo contesto particolare, in realtà è una relazione molto generale. In tutte le regioni di spazio in cui esiste un campo elettrico, a quel campo elettrico è associata una forma di energia. La densità di energia del campo elettrico vale un mezzo della costante dielettrica di quel mezzo, epsilon 0 se è nel vuoto, epsilon 0 epsilon r se è nel mezzo, per l'intensità del campo elettrico A al quadrato. Ok? Grazie a questo fatto, cioè grazie all'energia associata al campo, noi riusciamo per esempio a captare le onde. Quando ci arriva l'onda elettromagnetica alla nostra TV o cellulare, l'energia trasportata dall'onda può mettere in moto determinati circuiti che trasportano informazioni, immagini e suoni proprio in virtù di questo fatto. Cioè che il campo elettrico è in realtà un deposito di energia, se volete. Adesso è associata a una forma di energia. Ok? E attenzione alla differenza tra U piccolo e U grande. U grande è l'intera energia, cioè quella in tutto il condensatore. U piccolo è la densità di energia, cioè energia totale diviso volume totale, o se preferite energia per unità di volume, joule su metro cubo. È tutto chiaro? Qui c'è un filmato, mi pare, sulla capacità. Vabbè, questo si può vedere in un altro momento. Abbiamo concluso. D'accordo? Se volete possiamo anche vederlo, visto che abbiamo un po' di tempo. A un conduttore isolato e scarico,
Possiamo Se adesso elettrizziamo il conduttore conferendogli una carica Q, il suo potenziale passa a un certo valore Bene il volume. V. L'esperienza mostra che la carica posseduta dal conduttore e il potenziale che esso acquista sono direttamente proporzionali tra loro. Il rapporto costante tra la carica che si trova sul conduttore e il suo potenziale elettrico è chiamato capacità elettrostatica del conduttore. Nel sistema internazionale, la sua unità di misura è il farad. La capacità è una grandezza che dipende esclusivamente dalla forma e dalle dimensioni del conduttore che si considera. Verifichiamolo nel caso di un condensatore piano. L'esperienza mostra che la carica Q presente sull'armatura positiva è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale tra le due armature. Perciò la capacità del condensatore è definita proprio come il rapporto tra queste due grandezze. Se le armature hanno un'area S, Qualche volta si usa V, qualche volta delta V. Delta V è comunque V o delta V è sempre la differenza di potenziale tra un'armatura positiva e quella negativa. e sono separate da una distanza d molto piccola rispetto alle loro dimensioni, allora sappiamo che all'interno del condensatore. Perché la distanza deve essere molto piccola rispetto alle dimensioni? Perché in questo modo si può trascurare l'effetto ai bordi, che diventa poco rilevante. Ok? Si può assumere che il campo sia omogeneo dappertutto, se semplificano i calcoli. Si crea un campo elettrico uniforme proporzionale alla distribuzione di carica sigma presente sulle armature. Sappiamo calcolare la differenza di potenziale delta V tra le due armature. Dunque, la capacità del condensatore Basta invertire le due relazioni, si semplifica Q e si trova quel fattore. V per dipende epsilon è. dall'estensione delle armature, dalla distanza che le separa e dal materiale posto al loro interno. Epsilon è epsilon 0 per epsilon R. Questo risultato conferma che un condensatore immerso in un dato mezzo isolante ha una capacità elettrostatica che dipende soltanto dalle sue caratteristiche geometriche. Per caricare di elettricità un corpo conduttore occorre compiere un lavoro. Infatti, le cariche che già si trovano sul conduttore respingono quelle dello stesso segno che man mano vengono ad aggiungersi. Per vincere questa forza di repulsione, bisogna applicare dall'esterno una forza uguale e opposta. La forza esterna ha lo stesso verso dello spostamento delle cariche, perciò compie un lavoro positivo. Ciò vale anche quando il conduttore in esame è un condensatore. Se tra le armature c'è la differenza di potenziale V, mentre sull'armatura positiva c'è una carica Q, si può dimostrare che il lavoro W, che è stato compiuto per caricare il condensatore, è uguale a un mezzo del prodotto Q per V.
Poiché la carica Q è pari alla capacità moltiplicata per V, si può esprimere il lavoro anche in funzione della capacità del condensatore. Per il principio di conservazione dell'energia, il lavoro compiuto per caricare il condensatore non va perduto, ma rimane immagazzinato al suo interno. Il condensatore è dunque un serbatoio di energia che viene rilasciata quando lo facciamo scaricare. Come nei flash delle macchine fotografiche o dei cellulari. Ci sono domande? Ok, bene, allora ci fermiamo qui.